con 367 miliardi di dollari l'area di Milano metropolitana è la undicesima al mondo come prodotto interno lordo. La prima è l'area metropolitana di Tokyo con oltre 2.000 miliardi come il PIL italiano, ma non siamo qua per questo. E quindi adesso scoprirete il vero motivo per il quale siamo qua oggi, ovviamente legato al business. Ecco perché siamo qua. Go International è la fiera dei servizi per l'export. È una fiera annuale e alla quarta edizione, c'è tutti gli anni. E di che cosa si parla? Si parla di internazionalizzazione, che è detto da un ferrarese bellissimo. Ovvero, sei un'azienda che vuole esportare i tuoi prodotti o i tuoi servizi all'estero. Come fai? È qua che devi venire. Ah, siete qua. La fiera Go International è ideata e organizzata da AICE, che è l'associazione di Confcommercio Milano per le aziende di tutti i settori che vendono e comprano su mercati esteri. Allora, David, che cosa può fare AICE per un imprenditore che vuole andare all'estero? Che cosa fate in sostanza? Ma guarda, AICE è l'Associazione Italiana Commercio Estero e rappresenta e raggruppa tutte le aziende che vogliono svolgere la propria attività sui mercati internazionali, sia in export che in import, e noi come associazione forniamo un servizio completo di assistenza affiancando l'impresa in tutte le fasi di attività di un'operazione di export e di import, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista promozionale. Simonetta, questa è una fiera giovane, fresca, nuova, perché c'è? Nuova in realtà è già 3 anni che c'è, ha avuto il suo debutto qui in fiera l'anno scorso e devo dire che quest'anno è praticamente duplicata. E il perché di questa fiera? Perché permette davvero a tutte le aziende che vogliono andare all'estero, che vogliono esportare, di trovare tutti i servizi possibili e immaginabili, perché li aiutano a fare questo grosso passo così fondamentale. Perché a Go International ci sono oltre 150 espositori che collaborano con AICE e che fanno parte di tutta la filiera di servizi necessari per affrontare il commercio con l'estero. Sono tanti, sono complessi, sono necessari. Dalle pratiche doganali alla logistica e ai trasporti, ai servizi di marketing specializzato per i vari territori, servizi per accedere a bandi e finanziamenti, assicurazioni, certificazioni delle merci, oppure che so, servizi per l'e-commerce, per i marketplace digitali, consulenze legali e fiscali o addirittura consulenze specializzate per gestire i rapporti con il mercato di tutto il mondo. E adesso andiamo davvero a vedere chi questa attività la porta avanti tutti i giorni, chi porta la Lombardia e l'Italia nel mondo. Antonino, perché qualcuno dovrebbe venire da voi? Siamo il sales and marketing, quindi il tuo branch in America Latina. Quindi se non conosci bene l'America Latina o hai bisogno di gestire i tuoi clienti, il tuo distributore in America Latina, quindi dal Messico fino giù l'Uruguay e l'Argentina, siamo l'agenzia di consulenza che fa per te. Quindi siamo locali, siamo lì, seguiamo le operazioni dirette per voi lì. Siamo stati in Sud America e mi è venuta voglia di sdraiarmi su una sdraio. Ma adesso andiamo a vedere in Sud America come ci si può arrivare con i nostri prodotti. Siamo sempre a Go International e siamo con Simona. Simona, che cosa fate e per chi lo fate? Noi facciamo spedizioni internazionali, logistica a 360 gradi per società che fanno B2B, sia chi importa che esporta prodotti. Facciamo spedizioni internazionali e i servizi doganali di importazione e importazione, dando anche consulenza in campo doganale, quindi anche per restrizioni, sanzioni, export control. Questi sono ovviamente solo un paio di esempi dei servizi presenti a Go International, un'occasione unica in cui AICE e Confcommercio Milano fanno incontrare le aziende che vendono all'estero con quelle che offrono i servizi per loro. Abbiamo passato tutta la mattina qua, abbiamo incontrato aziende, abbiamo incontrato realtà, abbiamo incontrato business lombardo, milanese e non solo. Adesso a questo punto torniamo dove tutto è cominciato. Torniamo dove tutto è cominciato? Perché avete capito, mi pare, se volete far business ed espanderlo fuori dalla vostra splendida area, avete capito come fare.